siamo al Gamchon Culture Village. Siamo arrivati qui dopo aver preso tipo 50 mezzi pubblici diversi, tra cui metropolitane, pulmini, pulmetti, eccetera, eccetera. Però alla fine ci siamo arrivati, l'importante è quello. Abbiamo preso la cartina, che ci dicono essere indispensabile, se no ci si perde in mezzo alle viuzze di questo villaggio, e ce l'hanno fatta pagare 2000 won, praticamente circa 1,50 euro. Non è per l'euro 50, però vabbè, quando sono arrivata là mi fa 2000 won, sono rimasta un po' così. Ok, a parte questo, il Gamchon Culture Village è, come dice il nome stesso, un villaggio costruito su una pendice di una collina che sovrasta Busan, caratteristico per le sue case colorate e i suoi murales. Diciamo che questo Gamchon Village è stato adattato con il tempo in modo da permettere ai giovani di oggi di fare delle foto da mettere su Instagram, ovvero il posto è molto bello, ci sono queste case colorate, questi murales, poi sono stati fatti degli angolini tipo a tema Piccolo Principe, piuttosto che la casa delle bambole, eccetera eccetera, in cui i ragazzi, le persone che vengono qui si fanno le foto. Da qui nasce un piccolo aneddoto che vi racconterà Emanuele. L'aneddoto è che stavo facendo delle foto a cazzo, ho fotografato dei ragazzi a cazzo che si stavano baciando a cazzo davanti a una sorta di finestra disegnata a cazzo. Gli è piaciuta la mia foto, non so perché gli è piaciuta, mi hanno chiesto di mandargliela, però ci abbiamo messo mezz'ora per fargli capire che mi dovevano dare il loro indirizzo email, perché loro continuavano, essendo cinesi, a dire imeo, imeo, imeo. Dopo mezz'ora ce l'abbiamo fatta e la mia foto arriverà in Cina! Avanti, hanno i volantini magnetici. Questa sera mangiamo il granchio, però prima ci hanno portato tutta questa roba. Il granchio non è ancora arrivato. Come si usa? Ah, si sporca. No, aspettate, perché è arrivata altra roba? Cioè, io penso di aver finito di mangiare. Ma è arrivata una scodella di riso e una zuppa di alghe, che non ho capito se questo devo metterlo qua dentro o viceversa. Tu hai capito come si mangia? Come tutte le cose. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani per l'ultimo giorno a Busan.